Oggi si vota in America, negli Stati Uniti, e lo sfidante di Kamala Harris è Donald Trump, l'ex ticun, o il ticun che dir si voglia, americano, che è già stato in passato presidente di questo importante paese. Al centro abbiamo la Casa Bianca, la White House. Quali sono i punti essenziali del programma di Donald Trump? Presto detto, sono presto rivelati. Innanzitutto, la guerra in Ucraina. Congelare questa guerra schifosa tra l'Ucraina e la Russia è la prerogativa di Donald Trump, il quale dice apertamente: fermerò la guerra tra Russia e Ucraina. Sarò io a fermare questa guerra, questo conflitto che purtroppo da ormai molti anni sta coinvolgendo due nazioni, anche perché sembra che ci sia una bella amicizia piuttosto forte e consolidata tra lui e il presidente russo, ossia Rosar Vladimir Putin. Per quanto riguarda invece la guerra tra Israele e la Palestina e Gaza, lo stesso Trump avrebbe detto: Israele vinca rapidamente, le uccisioni terminino. Però avrebbe aggiunto anche che darà a Israele il sostegno di cui ha bisogno per andare a vincere. Sono parole importanti, pesanti, ma al tempo stesso sembrano interessanti quelle di Donald Trump, che non si tira indietro anche nell'affrontare, diciamo così, la guerra tra l'Ucraina e, scusatemi, tra Israele e la Palestina. Va bene? E quindi sembra che Trump darà il sostegno pieno a Israele. Da questo punto di vista non mi sento di dire che faccia bene. Per quanto riguarda invece il cambiamento climatico, lo stesso Trump ha fatto ironizzò tempo addietro dicendo ai sostenitori che non c'è da preoccuparsi perché se gli oceani si alzeranno, lo scenario peggiore sarà che avremo un po' più di proprietà con vista mare. Va bene? Diciamo che non si occupa molto del clima, o meglio del cambiamento climatico, Donald Trump, per quanto riguarda il programma che ha in mente. E per quanto riguarda il diritto all'aborto, lui lo stesso ha detto che in pratica ogni singolo Stato potrà determinare tramite voto il volere dei propri cittadini, quindi ognuno deciderà per sé, ogni Stato americano deciderà se attuare o no l'aborto, una scelta insomma per ogni Stato, ripeto, americano, e attraverso il voto si esprimerà. Per quanto riguarda l'immigrazione, Trump è a sostegno del lottare nei confronti dell'immigrazione. Ha rimarcato infatti il fatto che l'ingresso di tanti immigrati abbia creato un bidone della spazzatura in tutto il mondo, non soltanto in America, e ha rilanciato l'idea di chiudere di nuovo le frontiere per aumentare in maniera sensibile i relativi controlli. Va bene? E già in passato vi ricordo che innalzò un muro divisorio per far sì che gli immigrati, o meglio i messicani, non andassero a giungere negli Stati Uniti d'America. Ok? E ha rievocato lo stesso Trump di recente il The Wall, ossia il muro. Per quanto riguarda invece le armi, dovete dire ai vostri amici e possessori di armi di andare a votare e se loro votano nessuno potrà batterci. Così parlò anni fa. Li spazzeremo via in un mo modo che nessuno ha mai visto prima. Così avrebbe detto a proposito dei ribelli, quindi votate per me. Quindi non si capisce qual è il suo punto di vista sulle armi. Bene? E infine, per quanto riguarda la Cina e Taiwan, volete la nostra difesa? Dice Trump. Bene, ci dovete andare a pagare. Gli Stati Uniti sono come una compagnia di assicurazione. Taipei non ci dà nulla e si è presa il 100% del nostro business del chip. Ok? E per quanto riguarda la Cina, Trump, durante un evento di raccolta fondi per la campagna elettorale, bombardò la Russia in risposta all'invasione dell'Ucraina e specifica che non esiterebbe ad agire contro Pechino, quindi contro la Cina, nel caso in cui ci fosse un'invasione di Taiwan. Insomma, le idee sono abbastanza chiare, non capisco però il punto di vista su Israele e le armi, sembra che per quanto riguarda le armi istituisca un voto per ogni Stato americano che deciderà se legittimarle o no, anche per quanto riguarda il tema caldo dell'aborto. Ognuno pensi ciò che vuole, comunque Trump è di destra, centrodestra. Iscrivetevi, se vi va, commentate, una buona giornata.